lati oscuri in città, rimangono delle sacche di sottocultura, soprattutto nelle aree più periferiche, dove manca un intervento capillare anche delle istituzioni, dell'associazionismo, e in quelle sacche che si annida poi, come dire, il dubbio e gli elementi della discriminazione. È lì che dobbiamo intervenire con però più forza. Però si è fatto poco negli ultimi anni, voglio dire, a proposito di questo. Negli ultimissimi anni si è fatto molto poco, anche dal punto di vista culturale, per questo le amministrazioni devono parlare anche in atti, il governo dovrebbe parlare con le leggi, la Regione Lazio, che è qui che io rappresento, parlerà con atti. Noi il 12 novembre presenteremo un piano per le scuole, tutte le scuole della Regione e quindi anche di Roma, dove i progetti contro l'omofobia avranno un grande spazio. Ma sia cosa quelli... pensa come progetti contro l'omofobia? Penso a interventi come quelli che abbiamo già fatto nell'esperienza provinciale con Nicola Zingaretti, il progetto NISO, progetti che intervengono sul rapporto con l'altro da sé, con le diversità, e si fa lavorando con i ragazzi, nelle scuole più difficili, nei centri di formazione professionale, nelle scuole professionali, non solo nei licei del centro, dove il lavoro è un po' più semplice. Bisogna intervenire dove il problema è più grande. Prego.